Con una legge vecchia di 18 anni, che senso ha ancora oggi parlare di parco archeologico della Neapolis quando sarebbe più corretto e produttivo andare oltre? L'interrogativo lo pone l'architetto Mariella Muti, già sovrintendente ai beni culturali, che irrompe nel dibattito relativo all'adozione della normativa per l'istituzione del parco archeologico dell'area della Neapolis. Una legge che non ha trovato ad oggi applicazione a Siracusa, che nel panorama isolano è divenuta nel tempo un caso particolare. La legge che istituisce parchi archeologici risale al 2000, dice Muti, è datata, oltre che essere non in linea con le esigenze di tutela e di valorizzazione di un territorio molto più vasto. Nel frattempo è intervenuto il piano paesaggistico, mentre la tutela si è evoluta con la redazione dei piani di gestione, tra le prime sovrintendenze ad adottarlo. L'architetto Muti fa riferimento a uno dei primi documenti trasmessi alla regione siciliana all'atto del suo insediamento al vertice della sovrintendenza retusea. Ho fatto tesoro delle carte prodotte dal professore Giuseppe Vozza per inviare nell'agosto di 15 anni fa all'assessorato regionale beni culturali la perimetrazione del parco archeologico, laddove emerge che nel raggio di 200 metri dall'area della Neapolis c'è il vincolo di inedificabilità assoluta in cui ricadono le aree C. È necessario quindi avviare una riflessione, oltre che un confronto sereno e costruttivo, perché non si punti più soltanto sul parco archeologico della Neapolis, ma si lavori a una proposta in cui emerga con forza un testo normativo che mette in rilievo il ruolo dei poli museali e dei siti culturali e che inglobi un'area vasta con giacimenti culturali e archeologici di tutto il territorio provinciale. Idee chiare anche sul tipo di gestione dell'organismo, che deve essere snello e dotato di strumenti, risorse finanziarie e di un piano di sviluppo strategico e culturale. Un organismo in cui, superando sterili contrapposizioni, coinvolgere sindaci, imprenditori culturali e turistici, la Curia, che detiene l'80% dei beni culturali, per trasformare tutto il territorio siracusano in un attrattore turistico.